Katia, buongiorno. Buongiorno. Come buongiorno. Va? Molto bene, grazie. Allora, Katia ha detto, io sono vigile del fuoco, vi spiego il motivo di tanti pompieri tutti insieme. Esatto, confermo quello che ha detto, diciamo, il quasi collega. Il quasi, come li trattate voi questi qua che sono volontari, però dai, su. Bene, anche perché anch'io stessa ero discontinua, si dice da noi, per tanti anni l'ho fatto e poi finalmente ho coronato il mio sogno. Di diventare pompiere a tempo pieno. Esatto, okay. 10 anni fa sono entrata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con piacere. Con siete in tante le donne? Ce ne sono tante? Non tantissime. Non tantissime. No, facendo una percentuale, cos'è? 90-10, 80-20? Conto che in tutta Italia ora stanno un po' aumentando. Comunque saremo più di un centinaio. Operative, perché poi ci sono diversi ruoli. Io ti parlo di operative. Sì, sì, quelle che stanno sul campo, quelle esatto. Che entrano in. Tu sei una di quelle che entra in azione. Io sono una di quelle. Ok, che stanno, ok, ok. Spenge gli incendi. Senti, ma tralasciando poi le situazioni spiacevoli, quelle che poi potenzialmente possono diventare tragedia, così, le cose più sciocche per cui vi chiamano, cosa sono? Biciclette lucchettate? Aperture di porta, le persone che si scordano molto spesso le porte. Ah, certo. Battute, gattini sugli alberi, ma è veramente. Ma la roba dei gattini sugli alberi è vera o è un'altra cosa da telefilm? È vera? No, è vera, assolutamente sì. Pieno di gatti sugli alberi che non sanno più scendere. Beh, certo, sì, delle volte in realtà poi scendono perché il gatto dopo un po' scende. Infatti. Cioè, scusami, abbiamo qua Telma, abbiamo qua il gatto di Fosca. Telma, scusami, vieni qua un attimo. Ma voi avete bisogno dei pompieri per scendere dall'albero? Ma vaffanculo, va. Ma anche secondo me è un po' esagerato. Anche secondo me è un po' esagerato per un gattino. E quindi poi, io tra l'altro rispetto al mio lavoro ho anche uno scoop, perché io sono la bambina che viene salvata nel film I Pompieri. Sono io. Quindi. No. Momento. Stai parlando di quel pompieri? Quel pompiere. Cioè, sì, si sta parlando di Christian De Sica? Esatto. Ma chi c'era poi? Massimo Boldi, Lino Banfi? Luigi Toniacci. Paolo Villaggio, no? Paolo Villaggio, mi sa di sì. Paolo Villaggio, Moana Pozzi, ha interpretato anche il ruolo di, sì, la moglie di Ruoppo. Vabbè, ma allora è chiaro che poi nel tuo destino, cioè, ti hanno creato qualcosa dentro, per cui poi tu hai voluto fare il pompiere. Io lo dico sempre, era scritto nel mio destino, ragazzi. Ma scusami, ma è una scena che si trova, adesso io pompieri mi ricordo il film, ma non ho proprio la sceneggiatura davanti agli occhi, è una scena che si recupera facile su YouTube? Sì, assolutamente sì, è il momento in cui la bambina viene salvata in un hotel in fiamme e c'è la canzoncina White Boys, aspetta. Esatto, loro cantano tutti insieme questa canzone, Ricky Tognazzi mi prende in braccio e mi salva. Aspetta, eccola qua. Aspetta, adesso sto vedendo Andrea di Gigi Andrea che salva una donna, ma mi sa che ci sei anche tu dentro. Vedrai che la scena dopo. Aspetta. Allora, c'è Paolo Villaggio che cade da una scala, però con la pompa dell'acqua lo tengono su. C'è Ricky Tognazzi. Vado avanti? Vai avanti. Ah, c'è Massimo Boldi che fa il cronista d'assalto. Aspetta, qua ci sono le fiamme. Andrea di Gigi Andrea che salva una donna. Vediamo un po'. Ah, senti che piange. Sei tu che piangi. Sì, sono io. Buono, stai dietro nella stanza 252. Stai tranquillo, stai buono. Aspetta, guarda, e vediamo un po'. Ragazzi. Ecco, De Sica, delicatissimo, che arriva, sì. Non vuole aprire. Sfondiamo la porta. Vai, aspetta. Ecco, stanno sfondando, sì. Intanto Andrea continua a fare l'amore con quella là. Eccola lì, che bel sorriso. Che bel sorriso, Katia. Grazie. Che bel sorriso salvato, ma che meraviglia. Va bene, ti ringraziamo e ti mandiamo un bacio. Grazie mille, è stato un piacere, ragazzi. Piacere nostro, buona giornata. Ciao. Madonna, che film incredibile. Stasera vado a casa e me lo riguardo tutto dall'inizio alla fine. Forte anche del fatto che ormai conosco una delle attrici protagoniste. Elton John, insieme a Britney, Hold Me Closer su Radio DJ.